Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 19 maggio 1938, volume 36. Pensavo al grande sacrificio di scrivere, alle mie ripugnanze, alle lotte che ho subito per mettere la penna sulla carta, perché solo il pensiero di dispiacere il mio caro Gesù mi faceva fare il sacrificio di ubbidire a chi mi comandava di farlo. Dicevo tra me: chissà come andrà a finire, in quali mani potranno andare, chissà quanti cavilli, quante opposizioni faranno, quanti dubbi. E mi sentivo irrequieta, la mia mente era funestata da tale apprensione che mi sentivo morire. Ma Gesù la tranquillizza. Figlia mia, non ti turbare, questi scritti sono i miei, non tuoi. Nelle mani di chi potranno andare, nessuno potrà toccarli per sciuparli. Io li saprò custodire e difendere. Perché è roba che mi appartiene, chiunque li prenderà con buona e retta volontà,
troverà una catena di luce e di amore con cui amo le creature. Questi scritti li posso chiamare lo sfogo del mio amore, follie, deliri, eccessi del mio amore con cui voglio vincere le creature, affinché ritornino nelle mie braccia, per far loro sentire quanto le amo e per far maggiormente loro conoscere quanto le amo. Voglio giungere all'eccesso di dar loro il gran dono della mia volontà come vita, perché solo con essa l'uomo potrà mettersi al sicuro e sentire le fiamme del mio amore, le mie ansie di quanto lo amo. Sicché chi leggerà questi scritti con l'intenzione di trovare la verità, sentirà le mie fiamme e si sentirà trasformato in amore e mi amerà di più. Chi poi leggerà per trovare cavilli e dubbi, la sua intelligenza resterà accecata e confusa dalla mia luce e dal mio amore. Figli miei, il bene che le mie verità producano ha due effetti, uno contrario all'altro. Ai disposti a luce per formare l'occhio nella loro intelligenza e vita per dar vita di santità che le mie verità racchiudono, gli indisposti invece li acceca e li priva del bene che le mie verità racchiudono. Poi ha aggiunto, figlia mia, fatti coraggio, non volerti turbare. Ciò che ha fatto il tuo Gesù era necessario al mio amore ed all'importanza di ciò che ti dovevo manifestare sulla mia divina volontà. Posso dire che doveva servire alla mia stessa vita ed a farmi compiere l'opera della creazione. Perciò era necessario che al principio di questo tuo stato usassi con te tanti stratagemmi d'amore, cercassi tanta intimità con te. A dell'incredibile come io giunsi a tanto. Ti feci pure tanto soffrire per vedere se tu ti sottoponevi a tutto. Poi ti affogavo con le mie grazie, col mio amore, e ti sottoponevo di nuovo alle pene, per essere sicuro che tu non mi avresti negato nulla. E questo per vincere la tua volontà. Tutto ciò che ho fatto al principio di questo tuo stato era necessario e doveva servire come fondo, come decoro, preparazione e santità. E disposizione alla grande verità che ti dovevo manifestare sulla mia divina volontà. Perciò, degli scritti avrò interesse più io che tu, perché sono i miei, ed una sola verità sul mio fiat mi costa tanto che supera il valore di tutta la creazione e opera mia. Invece la mia verità è vita mia, è vita che voglio dare alle creature. E lo puoi comprendere da ciò che hai sofferto e dalle grazie che ti ho fatto per giungere a manifestarti le mie verità sul mio santo volere. Perciò quietati ed amiamoci, figlia mia, non spezziamo il nostro amore, perché ci costa assai a tutti e due. Tu col tenere la tua vita sacrificata a mia disposizione ed io col sacrificarmi per te. Siamo nel volume 38, 19 maggio, quindi nel volume 36, scusate, il 19 maggio del 1938, quindi agli sgoccioli, siamo al termine di questo itinerario divino, ecco, che Gesù ha fatto percorrere e che qui spiega con spiegazioni che saranno utili anche a molti di noi, sia per noi stessi, sia anche per comprendere alcune cose che girano intorno al mondo della divina volontà. Qui Gesù spiega quello che ha fatto e risponde alle ansie, qui le chiamo, insomma, addirittura all'inquietudini, ecco, alle apprensioni di Luisa, che, come chiunque, insomma, metta in giro una mole di scritti di tale portata, tra l'altro, aventi la caratteristica di rivelazione privata, quindi di affermare la provenienza diretta da Gesù. Luisa, insomma, forse sarà stata un po' sempliciotta, forse anche un pochettino umanamente parlando, chiaramente, è ignorante, sappiamo che era la prima elementare, ma si rendeva conto, insomma, che
Non è che metti in giro un mare magnum di questo genere così e tutti lo stanno aspettare e ti dicono bravo, no? In effetti è stata, diciamo, facile profeta. Ecco, qui però Gesù la rassicura a vari livelli. Numero uno per quanto riguarda la custodia degli scritti, affermando gli scritti sono miei, non tuoi. Quindi il compito di lei, che è stata, diciamo, la persona scelta per trasmettere queste cose, era finito. La difesa, la custodia, la diffusione era compito che si è preso Gesù in persona. E anche, come dire, i momenti, no? I momenti adatti, i tempi, ecco, in cui questi scritti si sarebbero diffusi, no? Di fatto, alla fine degli anni 30 sono finiti, agli inizi degli anni 40 Luisa ha lasciato questo mondo e sì, diciamo che da quello che so, già insomma, i primi degli anni 70 ci sono stati vari tipi di movimenti di vario genere, sacerdoti che si sono in qualche modo, a quanto mi hanno riferito, insomma, formato delle forme di vita comune, hanno dedicato una vita allo studio degli scritti e adesso sono molto molto esperti in essi. Ecco, da quello però che sembra vedersi, diciamo che negli ultimi anni c'è stato un po' un boom della Divina Volontà, con tutti quanti i suoi pro e i suoi contri derivanti dal disturbo del perturbatore, dai disturbi del perturbatore, ecco, da colui che si mette, come sempre, di traverso per fare il guastafeste, quale egli è. Ma non importa, ecco, le cose vanno santamente avanti. Ecco, cosa sono questi scritti? Io questa è una cosa che ho percepito, tante volte l'ho detto, immediatamente, fin dal primo contatto con essi. Lo sfogo del mio amore, follie, deliri, eccessi del mio amore con cui voglio vincere le creature affinché ritornino nelle mie braccia. Attenzione, io ho sempre detto che la comprensione, per come Gesù la spiega, di ciò che è la divina volontà, significa veramente conoscere in maniera profonda, esperienziale, dato che oggi va tanto di moda, ancora non sono sopite, diciamo così, tutte quante le lucubrazioni sull'esperienza, sul fare esperienza, no? Che a volte sono andate a discapito anche della necessarissima formazione dottrinale, no? Facciamo queste polemiche che non è la sede, però in una maniera viva e profonda e anche inedita, l'amore di Gesù. Qui lui parla di follie, deliri, eccessi. Questo vocabolario, che può a volte scandalizzare qualche anima un po', magari anche delicata, no? Sia in senso negativo, quindi i ben pensanti in senso negativo, che anche le anime un pochino delicate, che non sono abituate magari a queste espressioni forti, capito? Eccessi del mio amore, sfoghi del mio amore, follie, deliri. Follie e deliri. Quindi il tema della follia, l'amore, è un tema arcinoto anche in letteratura scetica, no? Si pensi a San Massimiliano Maria Kolbe, che si autodefiniva, io lo conosco e lo amo molto bene, il folle dell'Immacolata. Se dovessi esprimere un sogno, chiaramente un sogno, se a me qualcuno mi dovesse chiamare il folle dell'Immacolato, il folle della Divina Maria, per me sarebbe il titolo più onorifico che esiste in tutto quanto l'universo, insomma, non ci sarebbe assolutamente nulla di cui vergognarsi, no? Perché il mistero di Dio è un mistero di amore. E la sua volontà è un atto di amore ininterrotto che ci circonda. E anche quando la sua volontà passa attraverso la croce, croce che può essere il fiat che ci viene dinanzi nella vita quotidiana, attraverso il difetto di chi ci sta intorno, insomma, attraverso la permissione di chi ci fa soffrire, qualunque cosa. Ma in tutto
e dico in tutto, che cos'è la divina volontà? È il ti amo di Dio per me. O meglio, la divina volontà è il ti amo di Dio, ma nel cammino della divina volontà io imparo a riconoscere il ti amo di Dio per me. Capite? Quindi non c'è proprio nulla della nostra esistenza che non generi, d'accordo, una risposta di amore e un canto di lode all'Altissimo. Io ritengo sempre che una delle spie che una delle tante spie, tra le tante spie che ci sono, insomma, sentendo la meditazione se ne colgono un po', quando una persona entra nel divin volere, la sua vita interiore cambia, d'accordo? Punto, cambia. Cambiano non soltanto i tempi di preghiera, ma cambiano soprattutto, cambia la qualità che si dedica alla preghiera, no? E cambia anche il fatto che nel divin volere c'è uno stato, diciamo così, di preghiera interrotto, perché se io continuamente sto facendo gli atti di amore, sto chiamando la divina volontà, sto riconoscendo il ti amo di Dio, ma questa non è un'operazione, l'ho detto già tante volte, che uno si deve mettere, dice, e deve fare una fatica enorme a stare sempre attento. Certo, lo sforzo dell'attenzione si chiede, perché se noi svalvoliamo e cominciamo a fare gli atti di volontà umana, può succedere e perdiamo la connessione, dopo l'abbiamo persa, insomma, quindi dobbiamo ripristinarla. Quindi un po' di attenzione ci vuole, no? Però non è una sorta di ansia, d'accordo, uno deve stare, è un processo impegnativo, indubbiamente, ma che nasce dolcemente, come tutte le cose di Dio, a poco. Certo che in questo la meditazione assidua e anche la comprensione dell'importanza di essere immersi nella divina volontà ha un ruolo ovviamente fondamentale, preponderante, no? Imparare ad essere circondati non solo dall'amore di Dio, tanto per dire, ma Dio ci ama, io ripeto tante volte, io in qualche intervento pubblico, in qualche omelia, sono anche a volte un po' polemico con questo discorso dell'amore di Dio che sembra detto in un certo modo, ecco, è proprio trito ritrito, insomma, no? Quindi ecco, però quando ti ci accosti in maniera autentica è un'altra cosa, è veramente un'altra cosa. Tu entri in una dimensione, in un mondo, perché Gesù e Maria sono tutto amore e solo amore, solo. E anche quando permettono al demonio di tormentarci, di tentarci, e anche quando arriva la qualunque cosa accada, anche quello che la nostra, ripeto, natura dice, ah, ci picchia, no? Anche Santa Teresa d'Avila, insomma, scherzava con Gesù perché gli mandava le croci per preparare la grazia più grande, e poi lei gli rispondeva, te credo che c'hai così pochi amici, se li tratti così, ecco, allora la battuta si può fare, no? Ecco, perché Gesù è anche simpatico, insomma, è anche la Madonna, non pensiamoli, insomma, come ad esseri eterei, ieratici, immobili, no? Stentorei, che stanno lì nell'alto di una sorta di Olimpo, di iperuranio, a guardare con disprezzo, insomma, ecco, le manifestazioni anche belle, simpatiche, insomma, dell'umanità in senso buono che loro stessi hanno creato, no? Quindi Gesù si è fatto una risata con quello scherzo che ha fatto Santa Teresa d'Avila. Sì, io ne sono opinabile, ma ne sono certo, una risata forse no, ma un sorriso sicuramente l'ha fatto, no? È chiaro che il santo dice questa cosa appunto scherzando, nel senso che con questa espressione dice sì, candelia alla croce se soffre tanto, insomma, quindi se fosse possibile risparmiarci, non è che nessuno di noi si metterebbe a piangere, no? Però immediatamente nel santo c'è la comprensione profonda della bontà della croce per noi, è che quello è veramente un atto d'amore di Gesù, non è che capite perché ce la manda, perché è necessaria per i suoi disegni, è necessaria per la nostra formazione, è necessaria per la nostra missione, e a volte è anche necessaria per disporre la nostra anima a manifestazioni d'amore più grandi e più forti. Voi sapete che in mistica, in teologia mistica, tutti i maestri di spirito dicono guai a chi
desidera o peggio chiede al Signore grazie straordinarie e soprannaturali. E lo spiegano per due motivi. Uno, perché in queste cose, quando uno le desidera, apre una porta al demonio, perché il demonio le può simulare, e le simula a volte molto bene. E per cui se c'è un desiderio di questo genere, che è un desiderio disordinato, perché le cose straordinarie appunto non servono alla nostra salvezza, apre una porta al diavolo e corre il rischio di essere ingannato. Questa è la prima cosa. Ma poi c'è la seconda cosa. Seconda cosa è che il desiderio di grazie straordinarie è un atto di superbia, è un atto di mancanza di umiltà. In che senso? Perché le grazie straordinarie sono accompagnate da croci straordinarie, sempre, d'accordo? Infallibilmente. E chi te l'ha detto che tu sarai capace di prendere le croci assai pesanti che devono portare le anime, ecco, elette a entrare nello straordinario? Chi te l'ha detto che tu sarai capace? Pensare di vivere lo straordinario senza la croce in questa terra è pensare da folli, non in senso come ha detto Gesù, ma da folli nel senso da ricovero, d'accordo? Perché qui non c'è il paradiso celeste, d'accordo? Qui potremmo ritrovare il paradiso terrestre, ma sempre nella condizione di figli di Adamo, cioè, capite? Cioè il ripristino dell'Eden che è promesso dalla divina volontà ci sarà. Ma questo a mio modestissimissimo avviso, potrei sbagliarmi, non può essere, infatti Gesù usa negli scritti la meditazione di sabato scorso, quasi un ritorno all'Eden, d'accordo? Perché proprio identica come era, è impossibile, perché comunque sia il peccato originale che è trasmesso, c'è, d'accordo? E la condizione di noi che comunque entriamo in questo mondo, se ci entriamo, avendo comunque una vita di... Adesso una vita di peccato non vuol dire che tutti sono stati grandissimi peccatori, comunque una vita di un certo tipo di peccato alle spalle ce l'abbiamo tutti quanti, d'accordo? Chi più, chi meno, per grazia di Dio, ma tutti. Quindi non può essere identico, d'accordo? Però può essere molto, può essere. Ecco. Cosa fondamentale è comprendere che Gesù vuole che noi percepiamo, ci rendiamo conto di quest'amore. E questo perché? Perché torniamo alle braccia e dice, per far sentire quanto le amo. Quindi è una cosa che Gesù vuole fare, non è soltanto una cosa teorica, è un discorso. Gesù vuole fartelo sentire quanto ti ama, te lo vuole dimostrare quanto ti ama. E far maggiormente loro conoscere quanto le amo. Quindi ci stanno due livelli. Il conoscere, io ogni volta, guardate che leggo gli scritti di Luisa, ve lo confesso, insomma. Cioè, non c'è quasi mai una volta che non rimango con la bocca veramente spalancata, cioè che vedo in continuazione, cioè, delle cose che mi sembra poi di comprenderle e dico, ma no, ma è possibile, insomma, questa è veramente la roba dell'altro mondo, insomma. Quindi la conoscenza e l'esperienza, tutte e due, vedete, Gesù è molto intelligente, negli anni 70, specialmente 80, queste stupidaggini, ne accennavo prima, hanno cominciato a esaltare le esperienze e a buttare al secchio tutte quante le conoscenze, no? Quindi la fine dei catechismi, la fine del catechismo di San Pio X, la fine dell'attenzione alle verità dottrinali, al magistero. Diciamo adesso conta l'esperienza, devi incontrare Cristo risorto, devi fare questo, devi fare quell'altro, lascia perdere tutte queste cose, le teorie, le filosofie, ma dei discorsi proprio da sciocchi. Che poi hanno generato ovviamente, no, problemi anche da un punto di vista, e seri da un punto di vista ecclesiale, come se queste due cose fossero in opposizione l'una con l'altra. Sono complementari. Noi non siamo soltanto testa, siamo anche cuore, ma siamo tutte e due. Quindi non puoi esaltare il cuore a scapito della testa, e non puoi esaltare la testa a scapito del cuore, insomma, no? Perché sono sempre, cioè, la divina volontà, tra le altre cose, ricordiamo sempre dei termini chiari, riequilibra tutto, l'equilibrio, d'accordo? Cioè l'umanità, in senso buono, proveniente da Dio, è tutta esaltata e valorizzata, come lo furono quelle di Gesù e di Maria, no? Che ebbero un'umanità assolutamente perfetta. Ecco. Perché certamente priva di ogni macchia, ma anche perché fusa perfettamente con il divino volere. Gesù continua, voglio giungere a dar loro il gran dono della mia volontà come vita.
perché solo con essa l'uomo potrà mettersi al sicuro e sentire le fiamme del mio amore, le mie ansie di quanto lo amo. E questo, guardate, che è pienamente coerente con tanti anni di storia, perché basti ripensare alla rivelazione del Sacro Cuore. Gesù nel Sacro Cuore ha fatto vedere questo cuore infuocato, che tra l'altro la Santa Margherita Maria, per chi si scandalizza di alcune grazie ricevute da Luisa, che sono state grosse, a Santa Margherita Maria gli ha aperto il petto, gli ha messo le labbra sulla ferita del costato, sul cuore stesso, e l'ha fatta bere, ha capito? Quindi ha fatto dei gesti di amore intenso, che anche qui ben pensanti si scandalizzano. Gesù, che castissimo che è Dio a fare queste cose, insomma, che so ste robe? Come che so ste robe? La fatte! Cioè, quando si vede una cosa di questo genere, noi non dobbiamo andare a giudicare dalla nostra miseria l'operato di Gesù, come se Gesù potesse fare qualcosa di strano. Dobbiamo piuttosto fare un reset delle nostre categorie mentali. Perché questi sono sfoghi d'amore di Gesù, perché se Gesù trova uno che la ama tanto quanto Santa Margherita Maria, basta leggersi la vita di quanto l'amata, gliele dà quelle cose, perché lui stesso le vuole, cioè è un dono fargli baciare il petto, ma Gesù stesso, da quanto ci è dato di capire, trova gioia e godimento nella manifestazione dell'amore delle sue creature, lo vuole, anche lui. Ecco, quindi questo è il fine, quindi è una grande rivelazione dell'amore di Dio. Oh, è chiaro che come tutte le cose, io dico sempre, qui precipitur in modo un continentis, cioè uno non può presentarsi dinanzi a questi scritti prevenuto, oppure notando insomma alcune oggettive difficoltà che possono insorgere nella comprensione di certe cose, questo è un mondo inedito. Quindi è inedito, Gesù ha detto, prima di te, leggi tutti i libri di santi che vuoi, queste cose io non le ho rivelate. Ripeto, io ho sempre ripetuto, chi ha capito bene, ma deve aver capito bene la dottrina di San Luigi Maria Monfort sulla vera schiavitù d'amore, sulla santa schiavitù d'amore, è agevolato, perché ha alcuni prerequisiti per capire il dono della divina volontà. Ma chi non c'ha manco questo, è chiaro che entra in un mondo apparentemente un po' singolare, un po' particolare, no? E quindi se uno reagisce, ah, questa roba senza capisce niente, lasciamola perdere, fai come meglio credi, capito? E vorrà dire che sei indisposto e quindi quella luce che proviene da questi scritti diventa per te accecamento. Ma questo Gesù lo dice già nel Vangelo, no? Cosa dice quando guarisce il cieco nato? Ai farisei che manco dinanzi al cieco nato cedevano la loro scaparbia e superbia, no? Sono messi a mentare. Ci sono venuto a dare la vista ai ciechi, ma a toglierla a quelli che pensano di vederci. Cioè, anche dinanzi a questi scritti c'è un atteggiamento di profondissima umiltà, come sempre. D'accordo? La superbia è un peccato talmente diffuso tra gli uomini, vi assicuro, quasi mai confessato. Io dico, da confessore. È raro che una persona venga a dire sono stato un grandissimo superbo. O se te lo dice in maniera molto molto teorica, capito? Poco pratica, quindi andando bene a scandagliare, ecco, perché i vizi spirituali, i peccati spirituali, che sono peccati di pensiero, sono poco noti alle anime, quindi la superbia, l'invidia, d'accordo? E l'accidia un pochino di più. Però l'avarizia. Ecco, e poi Gesù nell'ultima parte spiega la storia che ha dovuto fare con Luisa. E sotto questo punto di vista, concludiamo la meditazione di oggi, è quanto mai istruttivo, come raccomandano tutti quanti gli esperti, sugli scritti di Luisa, leggerli tutti, cioè noi sappiamo che diciamo, le rivelazioni profonde sulla divina volontà cominciano dal volume undicesimo. Ma i primi volumi, che diciamo, beh, se sia il volume undicesimo, leggiamo da lì in poi, quello di prima non mi interessa. Insomma, perché io sto traendo grandissimo giovamento a leggere i primi volumi. Perché fanno capire il lavoro che Gesù ha fatto, come qui spiega, per
per predisporla a ricevere il dono della divina volontà. Ripeto, che sia arrivato a 46 anni e dopo anni e anni, Gesù lo spiega, di grazie straordinarie già ricevute e al tempo stesso croci e tribolazioni che avevano lo scopo di disporre Luisa a ricevere questi doni, solo dopo l'ha ricevuto. Allora, questo fa comprendere una verità molto importante, cioè che il dono della divina volontà non è un dono a buon mercato, cioè noi lo apprendiamo, lo conosciamo, scegliamo se approfondirlo o no, se cominciare a entrare in questo mondo, eccetera, no? Ma non possiamo e non dobbiamo ingenuamente pensare, come, ripeto, io già ho conosciuto molte anime illuse, che 2 minuti sono entrato in questo mondo, ma non esiste proprio, d'accordo? Lo scordi proprio, d'accordo? Non ci pensare perché è un'illusione spirituale. Tu puoi dire: ho conosciuto questo mondo divino, sto cercando di cominciare a muovere i primi passi per entrarci. Questo per carità, d'accordo? Si può e si deve, ma nella consapevolezza che prima di giungere alla fusione con la divina volontà non fare più manco un pensiero. Manco un atto a riconoscere Gesù, cioè tutto quello che comporta, ma ci vuole del tempo e ci vuole anche che il nostro Signore, attraverso l'arte che Lui conosce e le cose che ci mette davanti, proprio crei nella nostra anima le condizioni interiori perché questo possa succedere, che non dipendono solo da noi. Ma se l'ha fatto con Luisa, cioè che era tra l'altro un'anima pura, insomma, era un'anima bella, era un'anima, ma figuriamoci con noi, no? Quindi. Come ho detto nella meditazione di sabato, ecco, i cammini a buon mercato, o peggio, i cammini senza croce, dove è tutto facile, non sono mai esistiti e non esisteranno mai. Fa parte della tentazione che Papa Francesco diceva nell'omelia della Santa Croce: il Cristo senza la croce non esiste, d'accordo? Non c'è, scordiamocelo. Il cammino della Divina Volontà è un cammino stupendissimo, divino, meraviglioso. Ma come tutti i cammini stupendissimi, divini e meravigliosi, inesorabilmente, inevitabilmente, passa attraverso il mistero della croce, passa attraverso un certo travaglio, passa attraverso un itinerario di purificazione e di crescita che serve a disporre la nostra anima a questo. Nel frattempo si deve crescere nelle conoscenze, nell'esercizio, nella pratica, nella consapevolezza, nello sforzo dell'attenzione, nella pratica dei giri, tutto quello che noi conosciamo. Per cooperare con questa azione della grazia che ci disponga a quel felice giorno in cui veramente possiamo, e questo non so se ne saremo coscienti, sapete, qui con la Divina Volontà succede una cosa simile all'antinomia, sapete, in Grecia c'era l'antinomia del mentitore, andiamo con ordine, no? Zenone, per dimostrare che non esiste una verità oggettiva, si era inventato questo trucchetto, questa filastrocca. Sentite bene, se tu dici io mento, se menti dici la verità e se dici la verità menti. Provate a pensarci. Quindi, ecco, dal momento che una frase di questo genere è così ambivalente, non posso conoscere la verità oggettiva. Adesso non entro nella casistica filosofica di chi era quest'uomo e perché diceva questo, no? Un mio professore di filosofia, quando ero in seminario, diceva: ah, c'è però anche, questa si chiama l'antinomia del mentitore tecnicamente, c'è però anche l'antinomia del cristiano, che è così: io sono umile. Se menti dici la verità e se dici la verità menti, perché? Perché se sei umile non lo dici, e se lo dici non sei umile. Capito? Ecco, così: io vivo nella divina volontà. Se ci vivi non lo dici, e forse manco lo sai. Se lo dici, non ci vivi e non sai quello che dici. Ecco, ci lasciamo così, ecco, in questo giorno, con questa meditazione, ringraziando il Signore della liberazione del suo amore e pregandolo, ecco, adesso lo faremo nella preghiera conclusiva, che ci faccia conoscere davvero, per via di conoscenza e per via di esperienza, i deliri del suo amore.
Oh mia Divina Maria, tu, chi nessuno più di te ha conosciuto e ha vissuto e ha anche insegnato nella Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà, con le tue stesse parole dettate, quanto sia vero che il regno della Divina Volontà è il regno dove si conosce l'amore di Gesù, le sue follie, i suoi deliri, i suoi eccessi. Tu sai quanto io personalmente rimasi impressionatissimo con il vedere quello che tu raccontavi delle tue sortite di amore reciproco con la Santissima Trinità, delle tue gare d'amore a chi amava di più tra te e Dio. Tu ti mettevi il coraggio di sfidare, tra virgolette, in senso buono, Dio. Dice: tu mi ami così tanto, bene, e io ti ricambio, vediamo chi ama di più. Veramente, quando conobbi queste cose, come tu ben sai, io rimasi folgorato proprio, estasiato. Tu l'hai vissuto al massimo livello, noi siamo dei poveri uomini che però siamo oggetto di amore da parte di Dio e oggetto di amore da parte tua, che sei fusa con ciò che Dio è e riverberi, ripercuoti, rivivi al 100% tutto ciò che è il suo mistero nei confronti delle creature. Tu sei la sua amatissima, ma sei anche la nostra amantissima. Colei che ci ama come ci ama lui. Ecco, noi ti preghiamo di farci entrare in questo mistero stupendo di amore, semplicemente per compiere la nostra vita, perché noi siamo stati creati per amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come Gesù ci ha amato. Come dice San Giovanni, noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Con questo amore abbiamo bisogno di conoscerlo e di viverlo. E sappiamo che attraverso questo mondo e questo regno, questa possibilità ci è data. Per cui ti chiediamo, prendici per mano e conducici nel regno dell'amore che tu sola hai vissuto e conosci perfettamente. Bene, oggi è bene ricordare queste espressioni forti di Gesù, follie, deliri, eccessi, ecco, per mantenerci nel cuore la gioia, ecco, di essere in qualche modo chiamati a questo divino regno. Gesù, ti amo con la tua volontà, Maria, ti amo nella divina volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà, Maria, ti amo nella divina volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà, Maria, ti amo nella divina volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà, Maria, ti amo nella divina volontà. Gesù, ti amo con la tua volontà, Maria, ti amo nella divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.